Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio continuare l'argomento sui limiti e sulle loro forme indeterminate, per vedere e quindi soffermarci però sulla forma indeterminata del tipo 0 su 0. Spero che ovviamente i video precedenti con le altre forme indeterminate voi le abbiate visti, altrimenti io vi lascio proprio la playlist qua in alto dove potete trovare sia i limiti con la forma indeterminata più infinito, meno infinito, e quella con la forma indeterminata infinito su infinito. Oggi, come vi avevo accennato, voglio soffermarmi sulla forma indeterminata 0 su 0 e vedere con voi alcuni esercizi. Infatti, passiamo subito ai primi esempi. Allora, forma indeterminata 0 su 0. Allora, il primo esempio che voglio vedere è limite per x che tende a 1 di x al quadrato meno 4x più 3, tutto fratto 1 meno x al cubo. Allora, se noi andassimo a sostituire 1 al posto della x, otterremo 1 meno 4 più 3 fratto 1 meno 1, dove verrà proprio 0 su 0. Quindi ci siamo ricondotti alla forma indeterminata del tipo 0 su 0. Dobbiamo ovviare a tale problema. Quindi per ovviare a ciò dobbiamo scomporre sia il numeratore che il denominatore per vedere effettivamente se possiamo semplificare qualcosa. Quindi noi facciamo limite per x che tende a 1. Possiamo vedere che al numeratore abbiamo un trinomio particolare dove la somma deve dare meno 4, mentre il prodotto deve dare più 3. Quindi noi prendiamo proprio come due numeri meno 1 e meno 3, quindi x meno 1 per x meno 3. Infatti il loro prodotto, quindi meno 1 per meno 3 fa più 3, meno 1 meno 3 farà proprio meno 4 che è data la loro somma. Invece al denominatore vediamo che abbiamo una differenza di due cubi, quindi possiamo scrivere 1 meno x per 1 più x al quadrato più il finto doppio prodotto, quindi più x, ovvero semplicemente il loro prodotto. Inoltre, possiamo vedere che al denominatore possiamo mettere il meno in evidenza in modo tale che otteniamo la stessa tonda che abbiamo anche al numeratore. Quindi facciamo x meno 1 per x meno 3, tutto fratto x meno 1 con il meno davanti. In quest'altra tonda invece possiamo vedere che purtroppo non possiamo fare niente, quindi ce la dobbiamo rimanere così. X meno 1 e x meno 1 lo semplifichiamo e quindi verrà proprio x meno 3 fratto meno x al quadrato meno x meno 1, semplicemente moltiplicato per il meno. Ora, quello che dobbiamo fare è andiamo a sostituire al posto della x 1. Quindi otteniamo 1 meno 3 tutto fratto meno 1 meno 1 meno 1. Quindi otteniamo meno 2 fratto meno 3, ovvero 2 terzi. Proviamo ancora con un altro limite, con un altro esempio. Limite per x che tende a 2 di x al cubo meno 7x più 6 fratto x al quadrato meno 4. Allora, anche in questo caso andiamo a scomporre sia il numeratore che il denominatore. Al denominatore subito vediamo che abbiamo una somma per differenza, quindi facciamo x meno 2 per x più 2. Al numeratore invece abbiamo un x al cubo, quindi andiamo a risolvere tale numeratore, quindi tale polinomio con Ruffini, ovvero facciamo x al cubo meno 7x più 6. Dobbiamo trovare quel numero che sostituito al posto della x mi vada ad annullare il tutto. Quindi io provo con 1. 1 meno 7 più 6 farà proprio 0, quindi mi prendo come numero proprio 1. Ovvero vado a fare 1, 0 meno 7 più 6, quindi qua andrò a scrivere meno 1, mentre qua più 1. Allora, io vado a abbassare innanzitutto 1, quindi 1 per 1 farà più 1, la loro somma darà ancora più 1, quindi 1 per 1 ancora più 1, quindi viene meno 6, meno 6 per più 1 farà meno 6 e quindi si annulla.
Allora, io qua posso andare a scrivere x al quadrato più x meno 6, dove posso vedere che ancora una volta la seconda tonda si può ulteriormente scomporre e quindi andiamo a applicare il trinomio particolare. Quindi io vado a fare x meno 1, qua vado a vedere che la somma deve essere più 1, il prodotto meno 6. Quindi vado a prendere proprio i due numeri che saranno 3 e 2. Ovvero vado a fare x più 3 per x meno 2, dove appunto il loro prodotto, quindi più 3 per meno 2 farà proprio meno 6, più 3 meno 2 farà più 1. Quindi qua sopra io mi posso andare a scrivere x meno 1 per x più 3 per x meno 2. In questo modo abbiamo che x meno 2 e x meno 2 li possiamo semplificare. E poi andiamo a sostituire il 2 qua dentro. Quindi abbiamo la prima tonda, abbiamo 2 meno 1, quindi farà 1, per la seconda che farà proprio 5. Invece al denominatore abbiamo 2 più 2 che farà 4. Quindi il risultato di questo limite sarà proprio 5 quarti. Infine ci vediamo l'ultimo esempio, ovvero il limite per x che tende a 0 di 1 meno la radice di 1 meno i tutto fratto x. Anche in questo caso, se noi andassimo a sostituire lo 0, era proprio 1 meno 1 fratto 0, quindi 0 su 0. Forma indeterminata, quindi dobbiamo risolverlo in qualche altro modo. Quindi per semplificare questo limite, dobbiamo fare limite per x che tende a 0, dobbiamo moltiplicare e dividere per 1 più la radice di 1 più x. Quindi 1 meno la radice di 1 meno x, tutto fratto x, per 1 più la radice di 1 più x. Quindi andiamo a fare tutti i calcoli, mettiamo la x in evidenza e verrà proprio meno x fratto x per 1 più radice di 1 più x. In questo modo la x e la x la possiamo semplificare, quindi verrà proprio meno 1 fratto 1 più radice di 1 più x. Se ora andassimo a sostituire lo 0, quindi limite per x che tende a 0, verrà proprio meno 1 fratto 1 più 1. Quindi il risultato proprio finale di questo limite verrà meno 1 a mezzo. Bene, quindi visto questi esempi, anche per oggi terminiamo qui. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, in modo tale da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno. Noi poi ci vedremo domani con un prossimo argomento. Ciao!